Oggi è un sabato meraviglioso, siamo tutti in relax. Raccontarvi una storia. Una storia di un gabbiano che mi ha affascinato all'età di 18 anni. Il gabbiano di Jonathan, di Flintstone, fantastico, un libricino. Molto veloce, molto, molto bello. All'epoca avevo iniziato a fare il parrucchiere e quindi c'era bisogno di motivarsi anche all'epoca, non solamente ora. Quindi il gabbiano è stato una delle mie cose bellissime che ancora adesso mi appassiona trovare nuove evoluzioni o nuovi sistemi per poi donarlo alle persone. La cosa interessante, adesso vi faccio vedere una foto di Tenerife quando facevo un pochino di body surf, ma non a livello professionale, però mi divertivo tantissimo. E mi è stata scattata una foto con un gabbiano sopra la testa. Da questo ricordo nasce questo video per poi proseguire con una descrizione di Flintstone recitata, letta da me, con un sottofondo e volevo. Però andiamo per gradi. Allora, adesso condivido la pagina del profilo di Facebook e vi faccio vedere il filmato di questa mattina. Eccolo qua, perfetto. Adesso io. Jonathan Livingston è un gabbiano che adora volare e che per questo viene esiliato dal suo storno, che lo considera troppo pericoloso. Jonathan, per tutta la vita, si dedica con perizia allo studio del volo, cercando sempre di imparare nuove acrobazie, fino al giorno della sua morte, nel quale viene raggiunto da due gabbiani bianchi che lo conducono in un luogo dove Jonathan, sotto la guida di altri gabbiani, apprende scopo della vita e raggiungere la perfezione. Partendo dal volo, ma soprattutto comprendendo il segreto della bontà e dell'amore. Da questo momento Jonathan comprenderà che lo scopo della vita non è solo volare per il gusto di farlo, ma condividere la sua conoscenza con gli altri. Che parole, fantastico! Flintstone, il gabbiano meraviglioso. E quindi oggi è un sabato particolarissimo perché c'è molta spiritualità in questo. Consiglio molto la lettura di questo libro, specialmente per i giovani parrucchieri e anche non parrucchieri. Non è che è un libro specifico, però è uno strumento che personalmente ha dato tantissimo, ma può dare ancora, è molto molto attuale, questa cosa di sperimentare e migliorarsi continuamente nella vita per trovare, mi affascina ancora tantissimo. E quindi lo consiglio per tutti quelli che vogliono migliorare il loro volo e vi lascio il link in descrizione di Amazon, potete acquistarlo con molta tranquillità, costa anche pochissimo, credo una decina di euro, però vale la pena un libro per l'estate per aiutarci a volare meglio in quest'epoca che veramente pensa tutto al negativo, però c'è sempre una soluzione a tutto. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, spuntate la campanella qui in basso e così qualsiasi novità nella trasmissione Moda, Tendenza, Creatività
sarete aggiornati come questo video simpatico raccontando la mia esperienza sulla lettura di questo libro. Ciao, grazie.